Ma sabato è una partita difficile perché loro sono una buona squadra, hanno aggiunto parecchi giocatori e anche di qualità, quindi sinceramente è una squadra che come potenziale ovviamente ha una posizione bugiarda in classifica rispetto a quello che in effetti è il valore della squadra. E quindi sappiamo che sarà una gara difficile, tra l'altro da un mese hanno cambiato allenatore, quindi hanno anche una nuova tipologia di filosofia di un coach che è esperto, e quindi sicuramente hanno potenzialità buone, quindi sarà una partita molto dura. È una squadra che legittimamente all'inizio del campionato si poteva pensare tra le squadre dei playoff, non dico delle prime quattro, che poteva essere per Venezia, per dirti, ecco. Però sicuramente, o per la stessa Cantù, che in effetti era potenzialmente una squadra da prime quattro, però credo che erano delle squadre che avevano potenziale perché i giocatori avevano nomi e anche uno spessore tale per pensare di poter andare nei playoff. Quindi sarà per una gara difficile, come del resto, e come diceva De Roy, lo sono tutte. Sono tutte partite difficili, ma giustamente è difficile anche per gli altri che devono giocare contro di noi. Non è così scontato giocare contro di noi. Adesso il livello è molto equilibrato, il livello adesso è molto simile nelle tante squadre, perché in molte hanno cercato di migliorarsi, e quindi in questo momento sono tutte battaglie, tutti spareggi, tutte squadre che per obiettivi diversi, o per entrare nel playoff o per salvarsi, hanno ovviamente obiettivi importanti. Caserta che batte Venezia, ad esempio, anche in maniera larga, dimostra che veramente adesso tutte le squadre hanno obiettivi e ovviamente potenzialità, per cui di scontato non c'è nulla. Tornando anche alla gara di Cantù, dove secondo me le due squadre si sono annullate in difesa, cioè loro hanno fatto 67 punti, noi anche, per arrivare a giocarci un tempo supplementare. 8 a 7, Quindi vuol dire che le due squadre hanno giocato buona difesa, e per me è un segnale importante, perché ci stiamo allenando e la squadra sta ridifendendo un po' come voglio io. Stiamo ritrovando un po' di intensità che avevamo perso con tanti viaggi, con tante partite. Stiamo tornando un po' a difendere un po' meglio. Il fatto di aver tenuto Cantù 67, secondo me, è una buona notizia rispetto alla partita di domenica scorsa, abbiamo fatto molto più fatica, ad esempio, dove eravamo veramente morti. Quindi, ti ripeto, è altalenante. La squadra però ha voglia e ha sicuramente desiderio. Vediamo di fare il massimo. ti va di rivedere quello che è successo nell'ultimo time out e poi sul campo, per spiegarci cosa effettivamente avevi consegnato come istruzioni finali e decisive alla squadra in quei secondi? Avevamo disegnato una cosa simile al Tammat che ci aveva portato al pareggio, il tiro di Marcus Demon che aveva portato così a Demon essere libero sulla rimessa, e poi ha fatto canestro. I ragazzi molto bravi ad eseguire quello che si era preparato, sono stati molto bravi. E il giocatore è riuscito effettivamente a essere libero. Stessa situazione, molto simile, pure in quel momento ha avuto una frazione di secondo per vedere la luce del canestro e ha preso un tiro sicuramente frettoloso, diciamo, sicuramente frettoloso. Se avesse messo dentro avreste gridato all'eroe, ha sbagliato e sicuramente è stato un grosso rischio. È stato un grosso rischio. Perché onestamente non c'era bisogno di avere fretta, perché ovviamente, però nello stesso tempo ti devo dire che è uno dei suoi tiri questo, in assoluto è un tiro frettoloso, sicuro, punto. No, non era quello che avevamo, a meno che la difesa non fosse svenuta, era per terra, allora a quel punto devi tirare, no? Meglio avere un tiro così aperto. Secondo me è stato un po' frettoloso, questo sicuro, lo sa anche lui e di sicuro sa che ha un po' azzardato e se ne è parlato, quindi di sicuro ha fatto una scelta un po' affrettata. Però è anche vero che è un giocatore che ha nelle corde le palle per poter fare anche un tiro del genere, bisogna averci anche coraggio, bisogna avere anche il coraggio di farlo, di assumersi anche responsabilità e anche le critiche successive. Tiro frettoloso, punto, ribadisco. Però nello stesso tempo
sono anche quei tiri che poi magari nella partita fatta contro forse il Rumble, non mi ricordo quale partita, l'ha buttata dentro e tutti quanti saltavano sugli spalti. Come? Con i rumeni. Quindi insomma è un giocatore così, che ha nelle corde questi lampi, però ripeto, il tiro sicuramente azzardato. Ieri l'altro, la squadra ha fatto abbastanza bene, lavoro intenso, Pullen è ancora un po' dolente alla caviglia, se l'è nato solamente ieri, non martedì. Bullo ieri ha preso un tirotto all'adduttore, però sembra una cosa non gravissima, mentre il suo momento sembrava più grave, quindi dovrebbe essere recuperabile per sabato. Dovrebbe essere recuperabile per sabato. Sì, sì, ti dico, oggi Bullo non si allena sicuramente, però dovrebbe essere l'unico, e quindi siamo abbastanza messi bene, insomma. La squadra ha fatto due buoni allenamenti, poi ti ripeto, sono anche gli avversari sabato, sarà durissima, però, come ripeto, credo che anche gli altri si debbano un po' preoccupare anche di Brindisi, ecco, quindi sicuro. Com'è? Eric ha fatto, si è fermato alla fine di martedì. Alla fine della metà di martedì ha fatto quasi tutto, ha fatto il 90% dell'allenamento, gli ultimi 10 minuti non li ha fatti perché aveva male al ginocchio. Però diciamo che è riuscito a fare comunque una buona quantità di lavoro. A lui manca molto il lavoro individuale. Riesce a fare quello di squadra, avrei bisogno di fare l'extra lavoro fuori dal gruppo, che è quello che dà la possibilità di migliorare un po' di più. Non riesce a fare perché spesso dolore al ginocchio. Partita dura, difficile. Però ripeto, la cosa più importante è essere sereni, di riuscire a lavorare in un certo modo. Poi nello sport, nella pallacanestro in particolare, c'è chi vince, che è una squadra, l'altra che perde. L'importante è fare le cose seriamente, con la squadra che lavora, che si impegna e ha fatto, devo dire, anche chi ha visto l'allenamento ieri, sicuramente ha visto una squadra che comunque ha messo intensità, ha messo impegno, con buona attitudine. Quindi questa è la cosa importante. Poi, ripeto, sono anche gli avversari che stimiamo e che rispettiamo, ma di cui sicuramente non abbiamo paura. Il peso della vittoria con Cantù in prospettiva playoff è straordinario. Beh, molto importante, perché è chiaro che sia abbiamo anche molto per la testa, perché veniva dopo la sconfitta della settimana scorsa, che ovviamente, come dicevo, dovevamo anche un po' metabolizzare l'uscita dalla Coppa, che abbiamo fatto secondo me bene, uscendo a testa alta, però credo che la squadra abbia comunque avuto dispiacere ad uscire, quindi la vittoria di sicuro ha metabolizzato, fatto metabolizzare meglio anche questo. Ripeto, una competizione che abbiamo fatto e siamo usciti a testa alta, però unita a Bologna erano 8 giorni pesanti. L'avere vinto con Cantù ha ridato ovviamente morale, fiducia e slancio alla squadra, e soprattutto ha messo Cantù a 4 punti con anche lo sconto diretto a favore, quindi tanta roba. Sono 6, però loro devono recuperare la gara in casa con Milano, quindi ci sta che possano portare a casa la partita, quindi sicuramente sono 4 punti più lo sconto diretto, che a 7 giornate sono importanti ovviamente. Non sono definitivi, però di sicuro molto molto importante.